neomolinismo, la nostra stella polare, che è una dottrina che noi applichiamo nell'analisi teorica che facciamo del mondo e nella pratica, nella prassi politica quotidiana, in quanto comunisti. La risposta a Renzi in Italia è il marxismo-leninismo. La risposta a Renzi, la risposta al capitalismo in Italia e in tutto il mondo è il marxismo-leninismo. E Marco Rizzo? Ma Marco Rizzo è il segretario del partito. Si vendono questi? Sì, 50 e 25. Dico, vanno via? Vanno via, ci hanno mercato, diciamo, tra virgolette, con l'eresia. Sì, ho già venduti un paio di questi, questo qua non ancora. Ma Marco Rizzo è tornato in campo di nuovo con una nuova proposta comunista. Altro che Renzi, qui si parla di Stalin, di Lenin. È l'unica soluzione per risolvere il problema di questa gravissima crisi, che è una crisi del sistema globale, del sistema capitalistico, è una crisi, diremmo, di sovrapproduzione. La risposta sono i piani quinquennali? La risposta, ad esempio, in Italia sarebbero la nazionalizzazione di quelle imprese che hanno avuto dallo Stato molto, hanno avuto finanziamenti pubblici e poi hanno esternalizzato, hanno delocalizzato, hanno licenziato. Gli operai senza i padroni sono liberi, i padroni senza gli operai non sono nulla. L'idea qual è? Quella di una rivoluzione anche violenta dello status quo? Beh, la violenza è una vicenda che non ci riguarda, ma certamente il cambiamento deve essere molto, molto netto, molto radicale. Ad Aveni Baffone, in sostanza. Beh, in questo caso il comunismo è la gioventù del mondo, pensiamo a tanti giovani che siano protagonisti del loro futuro con quella grande storia, con quei grandi insegnamenti. Quanta gente fa la politica ancora pensando che possa essere un mestiere? Le faccio un'obiezione, lei in un'intervista al Fatto ha detto che guadagna le pensioni per 20 anni di lavoro per in Parlamento. 38 anni, 38 io ho 18 anni 4.500 euro 18 netti. Anni di IMSS e 20 anni di Camera, per 38 anni. Però questa però è un'ingiustizia, no? Le ingiustizie partono dal fatto che io sono stato l'unico a essersi licenziato nel 97 di tutti i parlamentari proprio per non avere la doppia pensione. Andatelo a vedere.